citazione di Samuele che faceva forse una presentazione del programma, il modello famiglia ci spinge a fare tutto il possibile perché la nostra città, ma forse dovremmo dire la società intera, si configuri come una famiglia di famiglie. La parola chiave è prevenzione, che nel concreto significa ridurre per tempo le fonti di un futuro disagio che può essere legato al problema di una casa per le giovani coppie o all'affrontare le ansie nella cura e crescita del proprio figlio o nel dover gestire un'eventuale crisi coniugale. Sicuramente il consultorio familiare offre già una serie di servizi volti in questa direzione, ma diventa sempre più necessario e opportuno investire creando una rete forte con le associazioni familiari e i servizi territoriali per implementare ed aumentare l'offerta di informazione, orientamento, supporto e formazione. Per queste ragioni la nostra proposta è articolata su diversi punti. In primo luogo il potenziamento dei servizi offerti dal distretto sanitario presso la struttura di Piazza Libertà. Per questo bisognerà richiedere al più presto un incontro con i vertici ASL per verificare la fattibilità di un piano che preveda appunto il potenziamento di questi strumenti volti al sostegno delle famiglie. In secondo luogo, una delle nostre priorità è sicuramente quella di verificare la possibilità di istituire uno specifico sportello famiglia, gestito da personale con professionalità nell'area socioeducativa, ma anche medica e legislativa, al fine di offrire un supporto concreto alle famiglie in difficoltà. Vogliamo inoltre aumentare la collaborazione con il terzo settore, che già promuove interventi educativi specifici sul territorio, con la rete territoriale dei servizi sociali, medici ed educativi, e sosterremo e collaboreremo con il mondo dell'associazionismo familiare, come per esempio l'Associazione Famiglie Numerose che vede presente qui a Malnate, elemento fondamentale di mediazione nei rapporti tra le istituzioni e le famiglie e garante della qualità dei servizi. Grazie.